Buona mattina. Buon Ma dì. Ma il gol degli abbonati così e punti Abl. uno si allunga e si fa tutta la barra. È che poi in quei momenti in cui lo uso più stretto viene comunque Ciao, ciao a tagliato, però tutti poi lo ragazzi, posso buongiorno. Allungarlo tutto allungare. lo schermo, vedere cosa succede. Oddio. Succede che rimane Cioè, tutto lo schermo, tutto lungo. lo, sì, lo schermo del computerino. Si vedrà. No, perché è cartonato di Kojima, va a capo perché è schiacciato oppure va a capo a prescindere. Quello andava, non mi ricordo più com'era prima, purtroppo, quindi all'achi. Dov'è? Goals. Siamo 1200. Sì, almeno c'è tutto. No, mi sa che andava a capo a prescindere. No, prima no. Cioè, prima non c'erano problemis. Però vabbè. All'hackering. Ciao belli. Ciao belli. Ciao Ciao, ciao Danilina, ciao Wurstig, ciao Sorcio, bellissimi, ciao. ciao. Io ho Oggi dormito c'è un una po' bella poco. rassegna, eh. Va bene, ma io voglio Di giocare. videogiochi, Ah, ok. Ma io voglio cioè ci sono giocare. un po' di notizie. Anche perché è Nulla. l'ultima Minecraft di questa settimana, quindi. Grazie l'Herbrack. Oggi mi dovrebbe arrivare il box di sì, di fantasia. Az, hai sbagliato nome. Rovinata la collabs. No, in realtà. Era di Waterdrop, Marco. No, è di Waterdrop. Ferta. Tra l'altro, ieri Ferta sono stati. A parte il fatto che ormai Ferta sono usciti fuori di testa No, anche venerdì loro. c'è Antfraps. A parte che mi chiamano capo. Ma poi, ieri, ho detto: ok, sto conquistando la loro simpatia. Ci provo. Mi avvisa che mi aveva già mandato il pacco, un grande Luca di Ferta. Io rispondo con Topperia missile, con la GIF del missile che parte e lui mette la risata. Quindi ormai ufficialmente siamo amici con Luca di Fetta. Quindi Io solo collaborazione rapporto con lui. lavorativa. Ma io sai come sono, io Assolutamente. sono molto più. No? Io Attenzione. non. No, Ormai sesso, no, adesso. Sesso no, non è però. Mo quello. ci manca solo Lezgoschi. Beh, non mi No, quello no. meraviglierebbe rispondesse No, così, ma certo, no, però vabbè. effettivamente no. Un Io grande un comunque Luca di Ferta. professionale a sto punto, visto che siamo nel posto giusto. Quello succederà, secondo me. Mi fa sempre ridere, tra l'altro, quando seguo il tracciamento perché leggo Bibiena. Pacco che mi arriva da Bibiena è sempre bello. Quello è riservato a noi sub. Sibbati. Sì, Ime, Sibbati. Sì, Allora, batti, mi amici, raccomandino. andiamo. In Mona, dai. Allora, la sigla della Mona. Rovinato tutto, ormai lo fanno Rovinata, apposta, sì, palesemente. palese. Palesemente, Distrutta la palesemente lo sigla. fanno Se apposta. cazzaprullo. Anzi, cazzaprullo. Fate caldo, bevete. Che tanto il rumore è effettivamente uguale quando bevi, quando mangi su Minecraft. Quindi. No, quando mangi è. Ah, hai ragione. Quella è la quando bevi dalla bottiglietta. Va bene, va bene. Andiamo a vedere cosa ci offre oggi il reparto giornalistico. Dai. Mazzo, Non c'è una niente. notizia. Ragazzi, Ragazzi, è vacanza unlucky. per Purtroppo. tutti, tranne Beh, c'è Valerio in per vacanza, effettivamente. sì, che è il E ciao, non caporedattore. mette Dice più Valerio e niente, non c'è più eh? È il niente, né clip caporedattore. né Ciao, non c'è notizie, più, niente. tra Ciao, è l'altro. sparito. Ciao, è sempre È impegnato. Le latitante, donne, c'è la fila diciamo. delle donne anche lui. Le Di donne, chi? Ma non diciamo. è vero. Lui lo chiamano lo Sdilabrafregna in Cina, quindi nel senso. Non credo parlino così in Cina poi. Ma Però c'è una vabbè. notizia. C'è una notizia, ragazzi, ho visto Sì, adesso. vabbè, ma è È festa. una sola. Pensa, venerdì sarà ancora peggio. Ma Ma tra venerdì l'altro chi l'ha se ne messa frega? Luke su una cosa che Venerdì non. c'è la Venerdì notizia c'è di Ant, 3 ore venerdì di e che c'è Ant. Ant nuovo, Ricordatevi di scaricarlo domani. refreshed. Mi ricordo Ricordatevi di sì. scaricare già la versione giusta e no, che lo riscarichiamo tutto e poi magari dopo Sì, ho un'ora esce la questa patch da anticicco, visto che è 10 low effort totale.
Urtare. E Anta, sono stracurioso. Potrebbe diventare veramente il periodo Ant quando non funziona mai niente. Comunque, va bene. Perché il sedere di molte scimmie così colorato e appariscente, Marco? No, non chiederlo a me. Perché lo stai chiedendo a me? Scusami. No, non c'era nessun motivo. No, no, c'era il motivo. No. Comunque, è per far vedere che sono più fighi, che sono più fighi degli altri. Grandi. Mi sembra. No, credo sia. No, scusa, prima eri molto certo, poi hai aggiunto mi sembra. Non è che puoi parlare con tono convinto, allora, e puoi attirare l'attenzione dei propri partner e stabilire il loro stato sociale. Quindi tecnicamente per fare i più figli. Il gruppo musicale? No. No. Assolutamente no. Va bene. Quindi sono fighi. Grazie a tutti, amici. Purtroppo una notizia c'era, l'abbiamo spolpata. Ci siamo addentrati all'interno di questo articolo. Grazie, Luke, per essere l'unico redattore questa mattina. Volete che falliamo? Io la butto. Volete lì. Che muoro? Dimmi. Venerdì mattina ci sono le notizie di Pasqua. Potrebbe essere. Ma se stanno giocando tre ore. A Minecraft tutto il tempo. Ma c'è il radar che quello diciamo che dobbiamo giocare tre ore. Arriva. Ma smetti, quello lì è matto, Punto. Vabbè, è ragazzi, matto, oggi in caso si gioca di più a Minecraft, che ci frega del cinema, non ci avevamo tutti gol. Non c'entra niente. No, niente notizie, questa sei in pausa anche te. Sta giocando a Minecraft. E metterà le notizie di Minecraft, quello che succede sul server di Minecraft farà le notizie. Ti dico io qualche notizia. La Toscana che brucia. No, Moro, non quelle brutte però. No, era solo, cioè poi è finita. Moro, ti leggo io una notizia. Porta lettere, getta la posta, denuncia e licenziamento. Sì. Ma anche rischia, potrebbe, più che multa, anche potrebbero esserci anche delle multe non pagate così, che poi mettono in casini la gente. No. Beh, sì. Se tu non consegni la multa, la posta, e tecnicamente poi magari paghi gli interessi sulla multa o qualunque cosa. No, non è mai arrivata. Amici, una notizia di ieri. Te la devo rimandare, semplicemente. Anche le bollette, esatto. Ho una notizia di ieri che però non l'abbiamo letta. È ufficiale un nuovo business. Oh? Le grattiniere. Praticamente sono delle... del parmigiano. No, però in realtà potrebbe essere anche un lavoro come un altro. No, praticamente sono le persone pagate per farti i grattini per lavoro. Immagino guadagneranno un botto. Mary, non c'è bisogno di fare... Okay, avevo detto 70 euro all'ora, qualcosa del genere. Ah, lo sapevi? Vabbè, quanto cazzo ti devo grattare? Un'ora intera ti scorticano. C'è scritto... per 45 minuti si parla di 39 euro per alcuni pacchetti. Quello da un'ora a 55. No, un pochino meno, vabbè, comunque. Ci sono poi le box regalo, i percorsi di coppia. Ma percorsi? Che percorsi? Scusami, per imparare a grattarsi. Perché poi trombi, Marco. Ma sì, ma fai contro l'albero come gli orsi, che ti frega. Mi è stato trombi l'albero poi. Ma non... Ma il sesso, poi. Ladro fa saltare in aria il banco. L'abbiamo già letto. Grazie Tozzolo, ma non ci sono più notizie, dai, passiamo il sottopasso di Monza che non finirà più a mollo. Non finirà più, poteva finire lì. Grazie Tozzolo. Ah questo me l'aveva fatto vedere Franci, un TikTok, un cane, praticamente c'è la telecamera di sicurezza di una casa, ci sono due cani, uno mordicchia un power bank, va a fuoco tutto, esplode, va a fuoco tutto. Ok, posto. Vabbè, sti cazzi. Passiamo al alla rassegna video lulla. Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella amore, no, non mi lasciare, non mi rovinare, la. Grande. Allora, oggi abbiamo un po' di cosine, a partire da... Baldur's Gate 3 che sta ancora vincendo premi, questa volta è un nome veramente importante. Chi è che di cos'è che ha vinto il premio?
il premio Hugo. Sì. Che è un premio che esiste dal 53 e riunisce la World Science Fiction Convention per determinare i migliori romanzi di fantasy e fantascienza. Allora. Può darsi? È un? Forse Hugo. Può essere sì, Hugo. Sarà Hugo. Espandendo i temi moderni con il decollo di vari medium. Allora, cioè, per i libri c'è, mi pare, il premio Hugo. Poi, sì, che è per romanzi di fantasy e sì, fantascienza, sì. Nel premio Josh. Vabbè, allora, per i videogiochi dice che c'è... Ricordo che c'è un aumento nell'impatto dei videogiochi durante i primi giorni della pandemia, ma si è trattato di un evento unico nel 22 e il 23. Non è stato... Ah no, non è stato assegnato... Allora, è stata aggiunta la categoria videogiochi nel 2021. Però è stato praticamente un evento unico, perché poi nel 22 e nel 23, causa Covid e tutto, non è stato assegnato alcun premio. 22-23 addirittura. Nel 2022 e nel 2023. Ancora non lo so, 22-23. Perché hanno avuto difficoltà comunque a organizzare. Quindi ha vinto il premio Hugo. Bello. C'è la recensione di Dead Rising, se volete. C'è la... Non è vero, non è l'hanno vero, provato. Sì, vabbè. Cosa dice? Allora, nei dubbi, l'IA non ha comunque fatto passi da gigante, detto proprio come per dire, nonostante tutta l'IA che si sta evolvendo, nonostante tutte le notizie di cose nuove, cioè, eccetera, eccetera, in che questo è stata caso... frenata non... sempre di più, appunto, per evitare... ma da come l'hanno detto, non è che l'hanno frenata, è che proprio... Qui mi sa che non ha molto, ma cioè non credo ci sia quasi nulla che cioè con l'IA che è stato. Vabbè, comunque non, so. Non abbiamo ancora avuto modo di provare i contenuti oltre la campagna. Vabbè, che mi interessino. Cioè, in realtà sì, la coop potrebbe essere interessante, però vedremo. Cioè, nelle certezze hanno poi messo. Più che altro è una cioè non è un remake. Cioè non è neanche una remastered, però non è un remake, è una totale. Deluxe remastered, non lo so cosa poi, cioè, però, non, mi non mi aspetto sia diverso, ecco. Hanno detto ancora oggi, nelle certezze, ancora oggi Dead Rising resta uno spasso grazie alla sua riuscita struttura, comparto tecnico completamente rinnovato, e poi c'è scritto migliorie all'IA che rendono l'esperienza meno frustrante, quindi c'è qualcosa dell'IA comunque che ci sta. E anche nella recensione piccolina ha scritto Bunkers, divertiti a Tokyo, beato te. Dicono che ha fatto centro comunque questa Deluxe Remaster, cioè che nonostante il passare degli anni è divertente, vabbè, brillante per la struttura, quindi vabbè, che sia divertente è la cosa principale di Dead Rising, perché è veramente quello che vuoi fare quando apri un gioco del genere, divertirti, fare cose strambe, va bene e via. Poi c'è SteamOS, ora supporta i pulsanti di Rogallai. Valve spiega cosa sta succedendo dietro le quinte. Stanno preparando... cioè, stanno rendendo universale il sistema operativo. Stanno a cucinare. Non supporto i pulsanti di Rogallai. Fa pensare che Valve voglia supportare il proprio sistema operativo anche in altre piattaforme. A parte che dovrebbe... cioè... non lo so, è che c'era il rumor che Microsoft stesse lavorando alla, diciamo, versione handheld di Windows. Quindi, cioè, in realtà, io credo che Rogallai con SteamOS guadagni tanto. Perde anche tanto perché, appunto, con SteamOS, che è basato su Linux... perdi tutte le funzioni, cioè funziona Steam benissimo, ti toglie praticamente app Xbox, cioè tutte le app fuori da Steam in sostanza, in maniera comoda almeno. Poi ci sono trucchetti per poterle usare, però molti sono scomodi. Però comunque è un metodo che funziona da Dio, quello di SteamOS. Tanto c'è una notizia molto curiosa, che poteva essere messa anche in realtà nelle notizie
da Rassegna Stonca, perché effettivamente è una cosa molto particolare, ovvero il video, una sorta di mini documentario, mini servizio, che hanno fatto a questo ragazzo di nome Ibrahim Al-Nasser, che non è quello dell'Al-Nasr, la squadra di calcio, che ha fatto vedere che ha una stanza a casa sua, è quasi un magazzino per come l'ha gestita, in cui ha ottenuto un Guinness World Record molto, molto particolare, ovvero a un solo televisore sono state collegate 444 delle sue console, e lui fa vedere nel video, oltre ad avere ovviamente queste centinaia di console tutte intorno a lui, fa vedere che proprio testimonia che lui qualsiasi tasto preme delle sue console effettivamente si avviano, quindi sono tutte collegate allo stesso televisore. C'ha tutta la sua, ho visto che c'è anche un altro schermo dove si gestisce tutte le cosine nel dettaglio, è proprio un mega appassionato, un mega fan, ed è una cosa incredibile, cioè, che abbia 444 console tutte collegate, tra l'altro vedo roba anche degli anni 80, televisorini tubo catodici piccolissimi, molto figo. E sa, dice ma che... è scomoda perché la devi avviare sulla Live, su Steam Deck quando premi, ti sta facendo lo schermo, è già in big picture lì, comoda. 400 console, sì, no. Di che? Cioè, nel senso, non credo esistano 400 diverse, a voglia. Sì. Beh, sì, è anche uno dei commenti sotto, ma ovviamente sì, ce ne sono. Anche perché ce ne sono anche di molto vecchie, cioè tutte anche quelle recenti, vedo che anche, mi pare ci fosse la Steam Deck pure una certa hanno inquadrato. E lui ha detto, guarda, siccome ho tante console e non riesco ad utilizzarne, lui era molto fan anche dei vecchi giochi, che giocava quando era da piccolo, ha detto, senti, ma perché non le collego tutte a un televisore e faccio una sorta di sistema tra convertitori e altro, e poi contatto il Guinness World Record, perché credo sia una cosa abbastanza singolare, ed effettivamente gli hanno dato il Guinness World Record. E, dice appunto che l'ha collegata a un unico schermo con una serie di switch che permettono di attivare varie piattaforme e una serie di adattatori per vari cavi e varie prese. E niente, è molto figo, molto interessante come cosa. Non so quanto paghi di luce, però non è forse neanche troppo, perché se non le accende... Vabbè, non sono accese, cioè comunque ne accende. Però sì, devi avere spazio più che altro, perché effettivamente più che una stanza sembra un magazzino tipo quello delle moto, solo che lui l'ha riempito di cose. Allora, intanto, finalmente Steam ha modificato una cosa che effettivamente da un pochino di tempo era un attimo un piccolo problema, ossia separare, fare la categoria delle demo. E ma separare dove, scusami, su Steam. Ok. E separare appunto le cose. Questo qui perché su nuovi e di tendenza, cioè nelle categorie quelle dove i più venduti, popolari appena usciti, roba del genere, uscivano fuori anche tutti quelli demo, free, tutte quelle robe lì che uscivano e insozzavano la lista. Adesso lì c'è, oltre nuovi popolari in uscita, tutte queste qui, c'è anche trending free, che ci sono quelli appunto dove escono fuori le demo e i prologo. A me non va più il sito, tutte comunque. Le cose di che? È di multiplayer, non mi carica le notizie, ne ho aperte due e non me le sta aprendo. Magari è un problema mio, non so. Comunque c'è caricamento in corso all'infinito. Poi, notizia... Ciao Lorenzo, grazie mille per i 62. Grazie Lorenzo. Ciao bello, grazie. Notizia di ieri, purtroppo hanno rinviato Replaced al 2025. C'era un pochino forse anche da aspettarselo, essendo un team ucraino, hanno bisogno di più tempo. È un po' di casini, sicuramente li hanno avuti. Beh, sono più casini la Russia in realtà, però... vabbè, però in ogni caso nel 2025 escono 40 giochi, probabilmente ne escono un po' di più di 40. No, dipende sempre da GTA, ragazzi, no, perché generale... se GTA è confermato ad autunno, considerate che molti di quelli intorno ad autunno potrebbero essere rimandati, o almeno alcuni. C'è sempre quel peso massimo che deve uscire, ricordatelo sempre. Intanto so se... che, ma, può essere che magari qualche gioco che non c'entra nulla con GTA, tipo un gioco di Tetris, uscirebbe comunque, ma la maggior parte non vogliono scontrarsi contro quello. Intanto c'è il director di Fallout New Vegas che tornerebbe a lavorare sulla serie a una condizione precisa. Ricordiamo che il director di New Vegas si chiama Josh Sawyer.
Effettivamente un Josh ce l'abbiamo. Quali sono le condizioni? La condizione... Ma l'hanno... Joke, l'hanno hanno ribadito 2 settimane fa che esce in autunno. L'hanno ribadito 3 volte negli ultimi 2 mesi che esce in autunno GTA. Se lo rimandano, perdono un sacco di soldi. Beh sì, se lo fanno uscire che è una merda, ne perdono di più. No, ok, però siccome era già previsto che dovesse uscire quest'anno, palesemente, perché hanno detto da fonti interne che è già stato rimandato internamente già di un anno... No, doveva uscire inizio dell'anno prossimo, mi o pare. Comunque quello. No, ma no, da quello che dicevano, la primissima idea era di farlo uscire a fine di quest'anno. Poi internamente l'avevano rimandato inizio dell'anno prossimo, poi ufficialmente hanno detto la prima data che è fine anno prossimo, quindi l'ha rimandato 2 volte già internamente. No, ma non c'è nessuna data ufficiale, però. Cioè, c'è la roba dei tabulati fiscali, quelle robe lì. Quelle sono le cose più importanti, perché se tu dici agli azionisti che esce quel periodo lì, se quello rimandi è peggio. No, ok, ma gli azionisti dici cose ufficiali a loro, almeno il periodo. Non era degli azionisti. Sì, era dei ricavi previsti fiscali dell'anno prossimo che dai agli azionisti. Quindi se sbagli lì perdi un sacco di soldi. Sì, la conferenza degli investitori. Se fallisci lì perdi un sacco di soldi. Vabbè. Io se volete una notizia simpatica e anche interessante. Qua. Ah, sì, vai. Che c'è appunto Josh che dice: credo che non... con qualsiasi presente del soprattutto con uno a cui ho già lavorato, la domanda a porsi sia: cosa voglio fare questa volta? Fammi vedere. Vabbè. Non vuole limitazioni. Vabbè, allora, cioè, cazzo, ha una condizione. Non voglio condizioni. Vabbè, poi? Dicevi tu? James Cameron aveva lasciato intendere che a una certa avrebbe addestrato qualcuno, ve ne avevo parlato anche qua in live, per portare avanti ovviamente Avatar e addestrare in generale nuovi registi a fare il lavoro che fa lui, no? Come avevo raccontato anche in live, come... probabilmente saprete se vi informate su questi argomenti, è uno molto matto, attento, sì, un po' matto, va a cercare sempre nuove tecnologie, anche per Avatar 2 è andato nelle fosse delle Marianne, insomma, è uno che si sbatte un sacco per i suoi film, è molto appassionato, quasi visceralmente per quello che per il lavoro che fa. In realtà, in alcune recenti dichiarazioni, non solo ha detto che farà anche Avatar 4 e 5, cioè vuole farlo lui, ma addirittura ha annunciato un possibile nuovo Terminator, che ovviamente è una saga che è ferma da anni. Dovrebbe uscire adesso la serie di Netflix, ma non è collegata canonicamente a tutto quello che... Grazie Rafscan. Grazie mille Rafscan. Non è collegata canonicamente a tutto quello che è successo nei film. E addirittura ha detto, a meno che non mi investa un autobus, ci lavorerò io. Ha detto proprio queste parole, quindi... ha confermato praticamente che vuole, ha intenzione di lavorare ad Avatar 4 e 5 lui in prima persona e non solo su. Va bene. Poi è stato rinviato anche By Sweet Carol, che era quel gioco con lo stile un po' da Biancaneve della Disney. Sì, mi ricordo. Non si sa quando è stato rinviato. Al 2025. Io non posso più leggere notizie di multiplayer, quindi... No, ma a me anche altri siti. Poi, vado a cercare molto lentamente. C'è Reka, che ha una data d'uscita in accesso anticipato su Steam. Reka era quel... Me lo ricordo. Survival Reka, sì. La casetta della Baba Yaga sulle... Sì, sì. E la Baba Yaga quella sulle zampe, no? La casetta sulle... Adesso mi chiedi cose che non mi ricordo. E hanno annunciato anche il coinvolgimento di Rihanna Pratchett. Che devo dire che cazzo è? Così non mi viene in mente niente, effettivamente. No. Infatti, vabbè, è una scrittrice di videogiochi e avevo visto che ho scritto tipo gli ultimi Tomb Raider. Allora, in realtà, Rihanna Pratchett. Videogames, Beyond Divinity,
Vedo Mirror's Edge, Prince of Persia, Ryzen, BioShock Infinite, Thief, Surgeon Simulator 2. Va bene, dovremmo riprovarlo sempre, ricordiamoci. Ha fatto un pochino di tutto, ha fatto... poi ce ne sono anche altri, ho letto quelli che mi sono saltati più all'occhio. Però ecco, non è che... Vabbè che anche il gioco che... Cioè anche Coso, non è che ci avrà una trama chissà quanto orizzontale narrata. È un survival più o meno. Però vabbè. È stata annunciata la data il 12 settembre in Early Access. Ok. Oh, Chi Aspettate è? Aspettate un attimo. Oh, ha detto, scappando dalla sua posta... Ah, è una questione di famiglia, sembrerebbe. Tanto, Assassin's Creed Shadows potrebbe sarebbe già previsto per Nintendo Switch 2 e non sarebbe il solo in sviluppo. Notizie che fanno solo che piacere, queste. Già. Ma qualcuno di informato sa se sto Arena Breakpoint esce su Steam o dobbiamo sempre forza scaricarlo da sto cavolo di loro sito di merda? Su Steam è in arrivo, quindi non c'è, non c'è una data né niente. Che palle, volevo provarlo, non ci voglio scaricarlo dal loro sito. No, io l'avevo provato quando c'era stata la prima beta e non era malino. Ho visto ieri un po' Power, sembra figo, cioè è un Tarkov ma molto più divertente. No, cioè, più altro è un po' più leggerino. Sì, esatto, meno pesante come gioco, meno difficoltoso, mi sembra molto figo. Però aspetteremo che esce su Steam. Sì. Poi il benchmark tool di Wukong è attualmente tra i titoli più giocati su Steam. L'ho provato anch'io ieri ed è molto scalabile, nel senso che io l'ho provato a mandare con l'RTX a ultra, tutto a ultra col DLSS attivo e mi va a 30 fps. Può anche stare, nel senso è tutto a cannone, anzi però era tutto ultra, non era tutto a cinema, perché dopo l'ultra c'è cinema, quello non l'ho provato, probabilmente mi andava a 20. Ho messo l'FSR invece del DLSS con il frame generator, visto che io ho una scheda video, una serie 30 e non 40, quindi non ho il frame generator di Nvidia, e mi raddoppia gli FPS effettivamente. Quindi con tutto ad ultra, senza RTX però, con tutto ad ultra e le texture a cinema mi va a 60 fps, quindi ci sta. Più che altro sembra molto stabile, cioè non ha problemi di stuttering, almeno nel benchmark. Poi nel gioco è tutto da vedere, ma vedremo. Allora, qualche notizietta al volo. Allora... Tracing, ok. A parte che è uscito un nuovo trailer di Kraven, in cui si vede un famoso villain di Spider-Man, non vi dico niente, ma non volete saperlo. Comunque guardate il trailer se vi può interessare. Io l'ho guardato e non continuo a non fregarmene niente, continuo ad avere bruttissime vibe. Poi abbiamo, secondo un insider, questo insider avrebbe detto che in Dragon Ball Daima, a quanto pare, sia Vegeta che Piccolo avranno un ruolo centrale. Non ha specificato in che senso, non ha detto nient'altro, da quello che ho capito. Ha detto questa cosa che, vabbè, vedremo, insomma, cosa vuole dire questa cosa qui. Non lo so. E l'altra notizia che volevo leggervi, l'ho persa. Ah sì, hanno confermato, ma in realtà penso che l'avessero già detto, forse adesso l'hanno detto in qualche maniera ufficiale, me lo sono perso, che nella seconda stagione delle live action di One Piece ci sarà appunto Ace, anche perché se si avvicinano ad Alabasta comunque appare lì la prima volta, quindi ci sarà effettivamente Ace. Mi pare di aver detto tutto a livello cinematografico, forse mi sono perso qualche cosina piccolina, però insomma, grosso modo questo era. Sì. Invece c'è Dragon Age The Veilguard, che torna sempre ormai giornalmente. Quando è che esce The Veilguard? Era quest'anno. Ma dopodomani esce, perché esce, non si sa, 2024. No, ma l'aveva andata la data, però. Ah no, non l'ha andata. È vero, è vero. Tanto sarà ottobre, ragazzi.
Comunque, inizierà... Giusto, scusate, Only Murders in the Building 4 uscirà il 27 agosto, mi raccomando. Va bene. Dicevo, comunque, The Veilguard inizierà con grande stile. I primi eventi sembreranno il finale di altri giochi. A me tutte queste notizie qui sembrano veramente troppo il tizio che cerca di venderti la cosa e ti dice di tutto per dirti dai per favore compralo, vedi che bello, dai, ti giuro che bello. Cioè, non sono neanche paraculato, perché magari è anche vero, è il fatto di dirlo che mi imbarazza. Eh beh, sì. Cioè, più che altro devi farlo in un certo modo. Guarda qui, guarda. Vedi, guarda il mio gioco, dai, per favore, compralo. Provalo, dai. Guarda, mi hai fatto venire in mente. Ieri ho guardato un vlog di Seoul Mafia. Era a Los Angeles. Era con Kokeshi, mi sembra. E praticamente hanno trovato dei rapper che volevano spammargli il loro album. E c'erano questi rapper che, oltre a fare più o meno come hai fatto tu, se tu poi li volevi accontentare, volevi supportarli... gli compravi il CD e poi loro ti dicevano ok, facciamo una foto insieme, tu fai la foto e loro ti dicono $20 e sono loro che praticamente ti sfiniscono affinché tu supporti il loro progetto. Quando lo supporti, poi loro comunque ti chiedono una foto che tu pagherai, come sono anche degli uomini abbastanza grossi, voglio dire, se sei magari anche in soggezione, poi sai, sono rap e sparano in America, ti dicono $20, quindi insomma ti ciucciano in due secondi $60-70 così, pregandoti, facendo le moine, e poi alla fine è un'inculata, vabbè. E va bene. Aspetta, fai vedere se aggiornando c'è qualcosa di sexy. Hanno annunciato i pixel. Quelli le dico io. È vero che ieri c'è stato il... I 3 pixel, ovviamente il prezzo è aumentato a dismisura, vabbè, quello base adesso è €900. Però non c'era la roba che... Ce ne sono tre, l'hanno annunciati tre. Non c'era la roba che all'uscita, tipo il taglio da 256 giga costava €750, tipo? Non lo so, lì ha scritto c'era 128, 256, partenza €899, quindi non lo so. Non mi apre multiplayer, quindi non posso leggere. Vediamo. Ma su multiplayer non c'è la roba di... Sì, sotto. Sì, c'era un articolo, l'ho letto tutto ieri da lì. C'è una, sono sempre belli. Ragazzi, questo ve lo dico in anteprima, una notizia incredibile. La Gazzetta ha messo i consigli del Fantacalcio e ha consigliato Lautaro Martinez e Vlahovic. Veramente consiglioni, proprio chicche che non conosce nessuno. Posso vedere, posso fare una prova? Chiedo a ChatGPT... Un consiglio per il Fantacalcio? Sì. Prova a vedere. Mi consigli ma d'altronde sono due giocatori, cioè, non è sbagliato. No, no, però te lo spacciano perché mi consigli l'insider del Fantacalcio. Mi hai detto giusto te oggi che non c'è nessuno e quelli deve consigliare. Certo, però capisci che se mi fai un articolo come se facessi, no? Io sono un grande, ti do questa chicca, Lautaro, è grasso, vedi, vedi che è molto più originale ChatGPT. Cosa ti ha detto? Vediamo. Del Piero? No, mi ha consigliato Rasmus Højlund del Manchester United, con anche motivazioni d'Italia, non gliel'ho chiesto, e Guglielmo Vicario del Tottenham, va bene, c'è un problema. Specifica l'Italia, vedi un attimo cosa ti dice. No, dimmene due per del campionato italiano. Italiani, sì sì, se no ti dice quelli italiani all'estero, dice Calafiori italiano o della Serie A, sì, vabbè. Allora, Marcus Thuram, va bene. E Davide Frattesi dell'Inter, interista, mi sa, vabbè, due è meglio di, cioè sono già più un attimo, però non è attaccanti, però guarda, no vabbè gli chiedo due attaccanti, adesso... sì, perché lì erano due attaccanti, no, qua c'è scritto consigli Fantacalcio, ha scritto la Gazzetta, vediamo due attaccanti, vediamo, allora, anche portieri, anche tutta, vabbè, la motivazione ti dà comunque. Bello, vai. Allora, Osimhen, che sta andando via, va bene, e Lautaro, vabbè, ho capito, ma vabbè, guarda, allora provo quest'anno, faccio la formazione basata, beh, allora gioco io gli Ezio, scusami. Magari funziona, ma poi devo vedere anche se poi me li lasciano, perché me li prenderanno tutti, anche perché mi consiglierà gli 11 migliori, quindi è impossibile. L'asta è bella anche per quello, devi andarti a vedere, no, ma poi mi consiglierà gli 11 migliori, non potrei neanche prenderli coi soldi, quindi non avrei soldi sufficienti, vabbè. Comunque, stavo guardando. Allora, Pixel Watch 3
399 euro. E quello con anche la SIM 499. Poi Pixel Buds Pro 2, sono le cuffiette. Che di solito regalano anche con i Pixel. Dipende, mi sa quest'anno la prende nel culo. Però, vabbè, però dipende, perché se c'era l'offerta quella lì che lo paghi 749 euro, quello da 256 giga, non sarebbe non Mario. Mentre i nuovi Bixel... I Bixel. Fammi vedere... 899, ma quello da 256 però. No, 128. No, vedi. Che vabbè, a me basta comunque, però. Vedi, costa 899 anche quello da 256. Okay. Grazie, sì, Brave. Però minchia. Non ha senso. Grazie, Brave. Cioè, sono 100 euro di più di quello dell'anno scorso. E 300 in più di quello di 2 anni fa. Ricevi 150 euro extra di credito per... Non è che la storia, se hai un Pixel vecchio, sai, come al solito, se tu hai un Pixel se vecchio... se hai credito... Sì. Non lo so, perché io sapevo appunto che se chiedevi a Google, scrivi a Google e dai la prova che tu hai un Pixel, loro ti danno uno sconto o un credito per prendere quello nuovo. Aspetta, Non so se funziona ancora. Sapevo forse che una volta forse sono 500... Cioè, 150 extra sulla valutazione del vecchio... Ventilatori mi stanno distruggendo. Ma non... cioè, se clicco questi articoli ottieni stima Pixel 9, se ci metto il mio vecchio vediamo. Pixel 7 mio credo sia da 128. Sono già in preordine su Amazon comunque. Sì me lo valutano 75 euro il mio Pixel 7. Sì. Più 75. 150 euro di bono extra, quindi 225. Secondo me bono extra perché hai messo il Pixel. No. Secondo me perché hai un Google vecchio, no, ti danno no, quel no, buono. Puoi mettere qualsiasi telefono. Cioè se io metto, per dire, metto un Samsung Galaxy S23 che varrà sicuramente molto di più. Spazio 128, buone condizioni sì, 180 euro più 150 di bonus, quindi 330. Però comunque c'era uno sconto in più, ma forse bisogna contattare Google. Madonna, tortuga, come mai? Mi sto trovando benissimo col Pixel. Io mi sa che andrò avanti coi Pixel. Vabbè, se ti sei trovato bene. Sì, che a sto prezzo qui... Ovviamente non lo... No, quando sarà... Ma tanto quello stesso succede come l'anno scorso, dopo 2-3 mesi già lo trovi un bel po' meno. Oddio, magari poi non ci sarà più lo sconto, dei 150 euro extra o quel genere. Vabbè, ma quello è se gli rimandi dietro il telefono. Tanto cosa me ne faccio? Mi sentono in chiamata, ma magari è rotto. Attenzione, ho deciso di inaugurare sul mio sito internet una nuova rubrica relativa ai consigli per il fantacalcio per quanto riguarda l'attacco. Consiglio di tenere d'occhio un calciatore che in questa stagione potrebbe essere una sorpresa interessante. Raffaele Ao, per oggi è tutto a voi, la linea. Va bene, Sander. Va bene. Grazie, Squiddy. Volevo dire, scusa. Vabbè. Possiamo passare all'Almanarmond. Sì, un attimo. Perché forse l'ho chiuso di nuovo. Succede sempre. Sbaglio finestra. Eccoci. Allora. La remastered del 2017 di Call of Duty 4 è tra i giochi più venduti di Steam perché è necessaria per giocare a H2M, cos'era? Una mod che permette di ricreare il multiplayer di Modern Warfare 2 con nuove aggiunte, ok. Poi abbiamo, vabbè, i Pixel abbiamo parlato. Hanno, a quanto pare, dei ricercatori hanno scoperto l'esistenza di oceani di acqua in forma liquida nella crosta non terrestre ma di Marte. Va bene, tramite analisi dei dati. E poi abbiamo Lord of the Rings Return to Moria in arrivo su Steam e Xbox. La data è vicinissima, sarebbe il 27 agosto 2024. Devo vedere Holy Murders in the Building. Dobbiamo provarlo. Return to Moria non era granché, dicevano. No, so, però. Però poi abbiamo a proposito, hanno detto invece che ha provato Warhammer Space Marine 2. Io che sembra incredibile. Io lo sono molto hypato. Tanto per quello, sì.
Sì, era veramente sul pass. Sì, sì, dovrebbe essere sul pass. Quando esce quello? Il 27 settembre. Ragazzi, il 27 agosto esce Warhammer Descent the Building, ho detto prima. Warhammer 40.000 è su Game Pass al lancio. Settembre. Non sembra essere previsto l'arrivo di Space Marine 2 su Game Pass. Poi abbiamo una cosa interessante. La BMW, a quanto pare, sta... cioè, stanno arrivando degli specchietti con il display personalizzabile, secondo alcune fonti, alcuni insider, che appunto suggerisce la possibilità di introdurre un pannello di visualizzazione personalizzabile per le coperture degli specchietti retrovisori. Questo display, alimentato da moduli LED o OLED, potrebbe essere utilizzato per mostrare informazioni personalizzate. Quindi una cosa in quanto cui prendere la macchina un po' più. Quanto c'è scritto di personalizzato in questo? C'è scritto così. Effettivamente, 1, 2, 3 e 4 nel titolo. Sì, 4 volte. Sì. Poi abbiamo Indiana Jones e l'antico cerchio tra i protagonisti della Gamescom. Forse c'era una notizia di multiplayer, ma non potevo aprirla, quindi niente. Abbiamo poi... quando esce Replaced su PC? Rimandato. Sì. Ok. Poi abbiamo Jenna Ortega. La seconda stagione di Mercoledì 2 sarà un horror. Sì, ha detto che sarà più... ci saranno momenti più leggeri, ma sarà un po' più horror. Poi abbiamo, anche perché hanno aumentato di grosso il budget, quindi magari anche solo per usarlo, un po' come fece, fanno altre serie di Netflix, insomma, lo farà anche Mercoledì. Io sono Leggenda 2, parla l'autore, il sequel non sarà ciò che vi aspettate. Quindi una merda. Vabbè, vedremo. Io ho letto il libro, sono molto affezionato, io sono Leggenda. Anche il film, alla fine, per quanto avesse stravolto il libro, a parte il finale, mi aveva intrattenuto. Vabbè, vedremo. Aspetta, cos'è che esce in seguito? Sì, lo dicono un po'. Il problema è che da quello che ho letto si basano sul finale alternativo. Che esattamente, non ha senso. Sì, stanno realizzando un finale alternativo. No, anche perché già. Il finale del film, no, c'era a parte già. Che c'era già, ma il finale, il problema è che era entrambi un i finali extra. Non sono quelli. No, ok, veri. Però al cinema hanno trasmesso un finale e poi il seguito lo fai sul finale che era nel DVD, non ha senso. Cioè, magari lo stanno studiando in un altro modo. Poi in realtà qua parla addirittura, tuttavia, nel sequel What If le cose saranno... beh, quindi una sorta di proprio rivisitazione totale, vabbè. Io ripeto, il finale del libro è fighissimo, se mai vi dovesse capitare di leggere Io sono Leggenda è bellissimo il libro, mi ha intrattenuto tantissimo. L'ho lessi due volte addirittura ai tempi, talmente mi prese come... è molto diverso dal film, eh. Il protagonista si chiama Robert Neville, ma è tutto diverso, sia l'anno in cui viene fatto, si parla di veri e propri vampiri, a differenza del film, che sono una sorta di zombie, creature strane, è proprio diverso, però vi assicuro che vi piacerà. Soprattutto se già vi è piaciuto il film, questo è molto, molto, il libro è molto, molto più bello. Che frase scontata da dire, però fidatevi perché è veramente figo. Poi abbiamo microfoni wireless con la cancellazione del rumore in forte sconto. Costano solo 57 euro. Ha detto che lui. Generico, però, scusami. Sono gli Hollyland microfoni wireless recording intervista. Come buono, Brave Up, grazie. No, grazie, scusami, Madman. Stavo leggendo le... grazie, Madman. Gli Hollyland. Bioshock, che novità ci sono per il film di Netflix tratto dai videogame? Guarda, non voglio più sapere niente di queste cose. Io, quando escono, vediamo. George Martin, il suo prossimo lavoro è un film e non il libro che aspettate, ma dai, penso che nessuno si aspettasse effettivamente il libro ormai da detto, George Martin. Mi avete rotto i coglioni con cosa, non lo faccio più. Faccio un'altra cosa, cambio lavoro. Fa bene, fa. Avete rotto i coglioni. Poi abbiamo The One Piece, il remake promette di lasciarsi alle spalle la censura dell'anime originale. Sì, sono... grazie, Matt. Grazie, ne abbiamo Matt. Parlato da Tiziano, se vi interessa, non mi dilungo qui. Da Tiziano abbiamo approfondito l'argomento nuovo anime di One Piece. Recuperatevi la live di Tiziano che è uscita anche su YouTube, tra l'altro. E il film di Borderlands ne hanno parlato praticamente tutti malissimo, addirittura ho letto delle dei giornalisti e non solo, anche dei creator che hanno detto rivaluterete gli ultimi film brutti della Marvel, perché dicono almeno i film brutti della Marvel comunque hanno una concezione per quanto riguarda la trama e le scene d'azione, questo della no. Marvel non sono, cioè, no, non per, sono, no, sono quello brutti che, brutti anche quello che dicono loro è ok, siamo lontani dai film belli della Marvel, ma comunque in confronto a Borderlands sono delle cose incredibili, quindi per dire il livello di Borderlands. Ma poi hanno detto che non hanno senso, le risoluzioni finali non ci azzeccano nulla, cioè proprio tutto sbagliato. Poi, cosa sta succedendo? Che cosa vuol dire? La versione PC di Red Dead Redemption leakata da PlayStation Store? Sì, ne abbiamo già parlato. James Cameron, oltre ad aver detto quello che vi ho detto prima, avrebbe detto agli hater delle edizioni 4K dei suoi film, fatevi una vita. Va bene.
Poi abbiamo tutte le robe di James Cameron, ve l'ho già lette. Se siete belli e attraenti, probabilmente giocate pochi videogiochi. L'avevamo detto. Letto, sì. E Netflix ha annunciato una serie animata di Ghostbuster. Anche questo, cioè, io l'avevo letto già in questi giorni, forse non ve l'ho. Sì, ma la serie animata. Sì, anche Mattia aveva detto quella cosa lì. Anche Mattia aveva detto che il film Marvel, tutto sommato, in confronto a Borden, è tutto sommato. Gli ultimi, ovviamente. Possiamo andare all'almanarco? No. Marco, perché? Dai. L'ho già sì. fatto. Allora, 1947 l'India acquisisce l'indipendenza dal Regno Unito e si divide in Pakistan e Unione Indiana. Nel 1962 vengono fatti esplodere 2,5 metri di roccia che mancavano alla metà francese per ricongiungersi alle metà italiane dello scavo del tunnel del Monte Bianco. Gli scavi nella metà italiana erano stati completati 11 giorni prima. Nel 1976 viene firmato a Roma il primo contratto nazionale di lavoro per braccianti agricoli. Pakistan, no, non solo, non è che Pakistan era India, erano tutti e due Regno Unito. Si è divisa in due. Erano tutti e due Regno Unito. Il regno di India, che era della Gran Bretagna, esatto. Si è diviso in due parti. Cioè, non è che il Pakistan era India, erano proprio tutte e due del Regno Unito. C'erano inglesi, tutte e due. Nel 2015, dopo 54... No, scusate, prima 2003. Nel 2003, alle 16:10, un blackout elettrico lascia al buio 8 stati americani dell'Ontario, per un totale di 50 milioni di persone. Madonna. Il servizio verrà ripristinato dopo 4 ore in alcune zone, mentre in altre bisogna aspettare la mattina successiva. Nel 2015, dopo 54 anni di rapporti tesi, riapre l'ambasciata americana a Cuba. Nel 2016, invece, Usain Bolt diventa il primo uomo a vincere per 3 volte consecutive la gara dei 100 metri ai giochi olimpici. Credo non succederà mai più. Cioè, non è vero. In realtà che lo stesso atleta possa vincere 3 volte di fila potrà succedere. Fine. Del record, sono non lo so, io la vedo dura. 3 contro 3 olimpici, no, sono 8 anni di distanza. Ma infatti, che possa vincere lo stesso, sì. Che faccia il record, non credo più. Cioè, quello di Bolt la vedo veramente dura. Però, chissà, magari ne uscirà un altro come lui, con le stesse caratteristiche fisiche, eccetera. I nati oggi, torniamo a Only Burners in the Building, perché fa 79 anni Steve Martin, che se io voglio arrivare come lui a quell'età, è veramente un grande, sveglissimo, super ironico, super moderno, veramente un grande. Nel 1959 un altro grande, Magic Johnson, che fa 65 anni, oggi grandi nomi. Nel 1966 Halle Berry, che ne fa 58, nel 1971 Raoul Bova, ok? E nel 1984 ne fa 53 Raoul Bova e ne fa 40 invece tondi Giorgio Chiellini oggi, che è nato nel 1984. Proverbio del 14 agosto 2004, ogni bel gioco dura poco. Anche lo scherzo più divertente per restare tale ha bisogno di essere collocato in un arco temporale ben preciso, il suo prolungarsi può vanificarne l'effetto positivo. Sì, il gioco è bello quando dura poco, fondamentalmente. Giornate nazionali e internazionali, giornata della mare, i negozi di libri. Giornata nazionale dei ghiaccioli cremosi, giornata nazionale della rimozione dei tatuaggi, giornata mondiale della calligrafia e la giornata mondiale della lucertola. Poi abbiamo una curiosità di oggi, che Samsung si traduce in 3 stelle in coreano. Il nome è stato scelto proprio per il suo simbolismo, perché il fondatore voleva che la compagnia diventasse potente e duratura come le stelle. Interessante. Possiamo andare alla rassegna Buba. Abbiamo la Michelin, a cui io voglio un bene. Guarda, io una delle persone che mi piace di più nel panorama musicale, proprio come persona, ma anche come cantante. Dice che ci sono voluti 29 anni per sentirsi serena col suo corpo. Ultimamente si è anche allenata, ha fatto tanti lavori non solo sul suo corpo, anche sulla... La sua, da quello che vedo anche su Instagram, è un argomento che ci sta molto a cuore. Infatti è riuscita a mettere una foto in costume intero dopo un po' di tempo. Sono contento per lei. A proposito di costumi, si sono tuffati in costume Katy Perry e Orlando Bloom dal loro elicottero, comunque da un elicottero, e sono sempre morti. Dei bei fighi tutti non e era, due non era in mare sono buttati no era in mare era in mare sono veramente fighissimi, anche fisicamente stanno tenendo... Sono tuffati da un elicottero... Sì, quei tuffi che puoi fare, credo, anche pagando, banalmente. Vai sull'acqua e ti lanciano giù con dei... controllata, in maniera controllata. Poi abbiamo incidente... Non si sono buttati. Adesso recupero la lingua. Incidente sul palco per Anna Tatangelo. Mentre cantava c'è un video, la punta un'ape sul braccio. Si vede che canta e fa... E poi riprende a cantare e la punta effettivamente. Andiamo avanti con Alice Campello, che è la moglie di Alvaro Morata, che ha detto che l'amore è vero ed esiste ancora, credo, tra di loro. Quindi smentendo le voci di un possibile tradimento da parte sua o da parte di Morata. Andiamo avanti con Miley Cyrus, che ha fatto un corso
incredibile, è stata, gli è andato un'onorificenza al D23, ovvero la più giovane leggenda Disney, credo fosse quello il premio, comunque una cosa del genere. Lei ha detto che resto quella bambina con un grande sogno, ha fatto tutto un discorso in cui piangeva dicendo che Anna Montana è stata fondamentale, con alti e bassi, ha detto che è rimasta quella lì, cioè ancora sogna come quando faceva Anna Montana, e si sente Anna Montana è parte di lei, comunque sì. Sì, dice che è orgogliosa di essere stata Anna Montana, anche se sono cambiate tante cose, resta quella persona lì. Ecco, questo è il riassunto finale. E poi l'unico momento a Marcord, tra l'altro, di una serie che io iniziai a vedere perché capitò in TV, mi resi conto che forse non era troppo per me perché c'erano culi, tette e altre cose, perché ero piccolino, ovvero l'arrivo di Jerry Calà nel villaggio di Professione Vacanza, la serie TV del 1987, dove c'era lui che arrivava in questo villaggio, doveva gestirlo, succedevano cose, c'era anche Geggia, c'era un sacco di altra gente, e c'erano momenti un po' parecchio osè, mi ricordo io, da piccolino. Basta, possiamo andare al Guess the Game. Bene, Moro. Allora, aspetta, Non è Anna Montana russa, ragazzi. Questo è Worms. Non me l'hai fatto vedere. Scusami. Questo... Ma l'Isario si è tornato a questo. Potrebbe, Worms. Mi sembra una mappa di Worms, poi magari mi sbaglio. Ma in 3D sott'acqua? Non lo so, mi ha ricordato una mappa di Worms. Ma non esiste il sott'acqua su Worms. Non esiste proprio? Non è Worms. La grafica ricordava molto. È troppo 3D, diciamo. Si vede troppo il 3D. Vabbè, mettilo giusto per Monster avere... Monster Hunter 3 con sta grafica. Sembra bellina la grafica. Prova Monster Hunter 3. Contate anche che è zoomata e tutto. Prova Monster Hunter 3. Cioè, Monster Hunter 3 non è della PSP, tipo. E infatti... Ostia, qui è... Oddio, una roba Nintendo questa qui. Donkey Kong. No, a me sembra... Io avrei detto... Te l'avrei detto tra due secondi. Donkey Kong. Tra l'altro in basso a destra vedo una spalla tipo dello scimmione, forse. O come fate quale Donkey Kong? No, questo no. Allora, non mi sembra una roba più recente. Donkey Kong, per me ma guarda, se era roba basso a destra Raft. Vedi anche una... No, che Raft? Tipo, ho detto. Non è Donkey Kong 3? Basso Wii a destra U. Vedo anche la spalla, si vede. E da quello di prima sembrava tipo... Non era Raft, però sembra roba tipo Raft. Non lo so, ragazzi. Oddio, vedendo questo veliero non mi sembra neanche Donkey Kong. No, la grafica sì, cioè non mi ricordo niente di Donkey Kong. Tropical Freeze, hanno detto in due già. Perché è della Wii, giustamente, Wii quindi non è che... Scelta, sì, comunque Donkey Kong. Sì. Dov'è? Donkey Kong Tropical Freeze, giusto. Sa che la prima ho detto, cioè mi sembrava proprio Worms, vabbè. Clip Termole. Ostia, quello sì. C'è scritto sulla cassa. Non è che lo puoi chiamare solo in quel modo, esistono i sinonimi. Ma infatti io lo chiamo cassa d'acqua, però Rainbow. La palla d'acqua non è molto perché è un imballaggio, però la balla però la balla penso alle balle di tuttora non so cos'è questo Josh. Sono entrato allegro, e Zrial dov'è? E qui body pillow. Ma basta di accecare me! Questo coglione! Ma 2 su 2! Ma tu sei un imbecille, sei! Vabbè, ma non è adatto, lascialo perdere. Ma lui non è adatto, no! Mi ha accecato 2 volte su 2! Ce l'ho io! Aspetta, aspetta! No! Mi ero accecato io poi dopo, fanculo. Comunque, a questo punto... Andiamo al Pokédex. Andiamo al Popo. Kangaracchio. È tutto sbagliato. Stadio evolutivo. Non è vero, è solo stadio evolutivo. Meno di 80 kg. Io vado di Bulbasaur. Bulbasaur è tutto sbagliato. Secondo, però come secondo, quindi tipo Omastar, Omanyte. Proviamo. Omanyte anche tipo roccia acqua. Sì. È Omanyte. Grande. Topperia Lulla. Possiamo andare alla cacata dopo, ovvero la carta. Oh, è normale. Diglett. Quindi... Boh, mettiamo ieri Dugtrio. Non è normale Diglett, se la smetti sempre, ogni volta che è normale Diglett, smettila. Ivi, può essere Ivi. Ok, non era Eevee.
Ma come fa a essere Ivi? Non l'avrei mai detto. Ma è dove, ragazzi? Vedo, si vede benissimo, si vede. No, no, questo non sono d'accordo, però no, si... un pochino si vede, sì, però è... Vedo del marrone. Capo, c'è il marrone, ragazzi. Su marrone, scusami, eh. Ma poi perché c'è una bicicletta dietro come sfondo? Cos'è? E poi c'è il simbolo di Celebi. Vabbè, queste sono carte un po' poco... Vediamo la descrizione. Grogu è un esperimento di mimica. La sua gestualità, okay, e i suoi movimenti coccano. Mister Mimes. E la silhouette, invece... Ah, questa è Easy. Però aspetto Moro prima. Questo è di Tony. Chi è Easy? No. È Bulbasaur. Easissimo. È Bulba. No, sì. Bravo. Bulbasaur, non sapete, sì. Bulbasaur. Che schifo, ragazzi. Easissimo. Troppo bello Bulbasaur. Facciamo quello di ieri, come si chiamava? No. Il poster. Facciamo quell'altro. Aspetta, che l'ho raccatto col cucchiaino. Me l'aveva linkato Ari. Quell'altro si chiama Cronofoto. Ecco, Crono PH o foto. CH, okay. E PH. Daily, immagino. Cronofoto.app. Cronofoto.app, fai daily. Ah, okay. Ok, daily era sì, che mi aveva linkato il play. Ah, devo dirle. Grazie, Dedde. Grazie, Dedde. Questo è qua. Io qui dico... siamo, secondo me, tra prima e seconda guerra mondiale. Siamo anni 35. Io dico 1930. 35, sì, direi. Anche 37. Io dico 35. Submit. No. Cazzo, era il 54. Era più avanti. Pensavo prima dello... Next round. Come fa a essere 1989, sì, orca in bianco e nero. Vabbè. Allora, la prossima... Dov'è la prossima? Sotto c'è Next, next round. Un Woodstock russo? Cos'è? Allora, questa è Russia. Sembra Mosca, sì. È Mosca, tanta gente così, quindi potrebbe essere... Io dico 80. Anni 90. Io dico primi del 2000. Io dico 1980, quindi facciamo 80-90-2000, dai, vediamo. 92. 98, dico. Era... 91, Era il 91. 91. 91, era, sì. Va bene, andiamo avanti. Ecco. Ok. Siamo all'inizio. Questa... Io dico 1910, io dico come l'altra questa volta. Qui è anche proprio, io. Questa, anche io dico 1910. Io metto 1908. Madonna! Abbiamo attaccato. Perfetto, 1910 proprio. E quanto va avanti? Questo, next round. 5, sono 5 sempre. Allora, 60. Qui siamo nelle TV. Io dico 60. Occhio però, no, perché se è americano può essere anche prima. Però no, sono abbastanza moderni. Cioè, sì, è una regia. Non lo so, a me ha dato subito vibe da anni 60. Cioè, loro sono proprio degli anni 60... di merda. 58. Guarda, io dico 1965. No, però forse anche di più. Io dico 60. Io 70. 3. Secondo me siamo al pelo. Abbiamo sbagliato il l'83. Addirittura così avanti. Sì, abbiamo sbagliato tutto proprio. Va bene. Questo qui... I vestiti sono... No, 90. Non sono vecchissimi. No, io dico 90. No, che 90? Sì, 80-90. Guarda, 88, sono... 1988. I primi io dico 95, 80, secondo me. Io dico 95. 82. Io 88. 56. Ma non è possibile. Ma quali sono vestiti? No, allora... No, era palesemente vestiti d'anni 50, però... Le capigliature, no, più o meno, sono a capigliature 50. Sì, i vestiti no. Capigliatura avrei detto, per i vestiti no. I vestiti sono tutti anni 50, e che però era colore, ho detto, magari... Sì, anche a me ha fregato quello, forse. Invece no, è la foto che sta facendo finta. I capelli delle donne soprattutto sono anni 50 e 60. Sì, anche degli uomini, quello sì, sicuramente. Vabbè. Però infatti sono foto anche restaurate. E ti fregano. Ti fregano molto queste foto qui. Vabbè, sì, 2000 i linki. Va bene. Beh, carino anche questo. Ce lo alterniamo con quell'altro. Sono carini. L'altro, questo qui a me non c'è da mettere la posizione. E la posizione un po' mi rompe le palle. Sì, no, è vero. Facciamo questo qua che è carino. Va bene. Ma sto morendo di caldo, ragazzi. Godo. Io provo Fantasy. Chi è? Il gioco più bello del mondo. Tocca aprire mo il track.